stoffa e fotocopia. Mi avete chiesto moltissime volte come fare il trasferimento delle immagini. Vi ho già fatto vedere in un altro video come si fa sul legno, adesso vi faccio vedere due modi per farlo su stoffa. Tutto l'occorrente lo trovate qua sotto oppure sul blog. Inizio con il Bobanni. Metto la foto sulla stoffa. In realtà potrei anche farlo senza nastro adesivo, però preferisco fermarla perché lavoro meglio. Ho già provato senza fermarla e mi scappava da tutte le parti, quindi preferisco così. Poi, utilizzando il bastoncino cotonato, lo passo non su tutta la superficie, ma lavoro a zone. Perché il Bobanni dopo un po' evapora, quindi io approfitto del fatto che sia ancora la carta sia ancora molto bagnata per spingere con una spatola. Potete usare una qualsiasi carta di credito o una tesserina, qualsiasi cosa, e spingete. L'importante è stare attenti a non strappare la carta. Dovete usare delle fotocopie fatte con una stampante laser. Non potete usare direttamente la fotografia, ma dovete assolutamente usare delle fotocopie. Se volete far passare una scritta, quando fate la fotocopia, dovete chiedere in copisteria, oppure se lo sapete fare al computer, specchiarla, girarla. Voilà! Trasferimento immagine riuscito. Quello che ho anche capito facendo le prove è che è molto importante la superficie di lavoro. La prima volta ho messo la stoffa su una tavoletta di legno grezzo e nella foto mi sono venute tutte le venature del legno. La seconda volta, non avevo ancora capito, l'ho messa su una specie di mollettone di gomma che ho sul quale ogni tanto lavoro, e tutta la foto mi è venuta con tutte le losanghe del mollettone di gomma. Quindi fondamentale lavorare su una superficie perfettamente liscia. Quindi io ho messo una semplicissima tavoletta di MDF che avevo e che avevo ritagliato per fare una sedia di un altro video che potete andarvi a cercare. Questo è un altro progetto di come fare con Barbara, perché non si butta niente. Adesso vi faccio vedere questa cosa che mi ha divertito troppo. Prendete la fotocopia, la fermate con il nastro adesivo e poi, adesso vi faccio vedere una cosa bellissima, prendete un profumatore per ambienti, quelli che si mettono nei fornelletti, e lo passate sulla fotocopia. Sempre lo stesso identico procedimento. Siate copiosi e soprattutto scegliete il profumo che vi piace di più, perché poi avrete tutta la stanza che avrà un odore abbastanza forte di questo liquido. Quindi se non vi piace siete praticamente spacciati. La riempite bene 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 tutta. Prendete la carta da forno e stirate facendo asciugare. Se volete potete ripassare e asciugarlo di nuovo con il ferro da stiro. Ha funzionato, ma meno bene del Bobanni, però funziona anche lui. Una volta trasferite le immagini dovete lasciarle asciugare per bene, lasciatele asciugare almeno 24 ore e poi dovete stirarle sul retro, come tutte le volte che fissate delle immagini su stoffa. Questi sono i due risultati. Forse se avessi insistito un pochino di più con il ferro da stiro sarebbe venuta molto più nitida anche la parte inferiore, perché vedete la parte superiore è venuta bene. Quindi funziona, diciamo che funziona. Funziona meglio questo, però funziona anche quello. Ecco come fare. Se
Se ti è piaciuto questo video tutorial, puoi continuare a seguirmi sul blog Come fare con Barbara, puoi iscriverti al mio canale YouTube, oppure puoi guardare il prossimo video che ho scelto per te. Ecco come fare!